Radio Sport 24, speciale campionato. Diamo il benvenuto a Beppe Bruscolotti che è al telefono con noi. Benvenuto Beppe. Ciao, benvenuto, grazie per il benvenuto. Allora Beppe, parliamo di Napoli, di questa difesa del Napoli, questo Napoli che ha pareggiato, è inciampato nel Sassuolo, se vogliamo, ma sotto accusa è la difesa del Napoli e soprattutto il turnover di Benitez. È tutta la squadra che ieri non ha girato. Secondo te perché? Il difensivo è colpe sotto colpe, ma diciamo la verità che insomma è stato un marasma generale lì, non è stato il solito Napoli e quindi chiaramente siamo incappati in una brutta gara che comunque servirà per il futuro. È un campanello di allarme, bisogna stare attenti insomma, un po' in tutto, ma quelle che sono le scelte... famoso turnover, quindi l'abbiamo visto pure l'anno scorso quando si è cambiato troppo, immancabilmente questa squadra non è riuscita ad esprimersi, perché sono del parere che quando si cambia tanto è chiaro che determinati equilibri saltano e si può incappare poi in una gara del genere, ripeto, marasma generale lì. Che cosa non ti è piaciuto di più, Beppe, in difesa? Che cosa non ha funzionato? Il fatto che Benitez abbia cambiato praticamente tutti gli uomini? La difesa c'ha bisogno di una certa copertura, perché lì non è solo la difesa. Lì bisogna far bene la fase difensiva, come dicono oggi, la fase di attacco. Quindi chiaramente la fase difensiva non è che sia stata fatta per bene, quindi automaticamente saltano gli equilibri, non c'è quello, il Berami che ti recupera tutti i palloni, oltre le varie chiusure, e quindi chiaramente la difesa incomincia a scricchiolare. Anche Hamsik non ha giocato bene. Anche se ci sono state insomma solite distrazioni insomma difensive. Dico Papa anche Hamsik non ha giocato bene, Beppe. Dico, anche Hamsik non è che abbia giocato proprio bene ieri. Hamsik è da qualche gara che insomma balbetta un po', non lo so. Se dovesse essere un problema adesso è preoccupante, perché siamo in una fase iniziale dove si raggiunge il massimo della forma. Se parliamo già di stanchezza, ahimè, non lo so. Beppe, a Genova con quale spirito bisogna andare secondo te? Non ti sento bene, scusami. Ecco, dico, a Genova con quale spirito adesso il Napoli deve andare? Che non è una partita facile questa contro il Genoa. Ma lo spirito è consapevole che questo campionato, appunto, c'è sempre il pericolo dietro l'angolo, come è successo col Sassuolo. Tutti pensavano che fosse un'altra passeggiata per il Napoli, che dopo il 7-0... Certo. Bene, ti ringraziamo Beppe Bruscolotti per essere stato con noi a Radio Sport 24, speciale campionato.